Sempre qui dagli studi dell'Università degli Studi di Teramo, molto emozionati, molto contenti perché diamo ufficialmente il via al Festival delle Radio Universitarie, giunte ormai alla 16ª edizione. Ciao Lorenzo, ciao Paolo, ciao Michela, ciao Alessandro, siamo in tanti, ma abbiamo soprattutto coloro che hanno reso possibile tutto questo. Il magnifico rettore, che è colui che poi finanzia economicamente, quindi è importante. Secondo me è la persona più importante, no? Io farei anche un applauso. Applauso, applauso al rettore. La frequenza compie 20 anni. Sì, è una data bellissima, 20 anni di radiofrequenza all'interno dei 30 anni dell'Università di Teramo. E ospitiamo questo festival meraviglioso che vede le voci di tutte le università italiane e non solo, insomma, quindi con una serie di avvenimenti unici proprio nel mondo della comunicazione. E, ovviamente un altro elemento importante è l'inaugurazione della nuova postazione di radiofrequenza, fortemente voluta, quindi è un progetto iniziato con il rettorato di Luciano D'Amico, che ringrazio, che abbiamo portato a termine. E la presenza della radio vicino al bar, quindi vicino agli studenti, penso che sia il segnale più importante che questa è soprattutto la voce degli studenti.